Bella a tutti ragazzi, come avete potuto vedere dal titolo, oggi vi farò vedere come praticamente fare il gioco in meno di 3 ore e poter sbloccare il lanciarazzi infinito. Quindi sbloccherete l'obiettivo di finirlo in meno di 3 ore e facendolo a normale sbloccherete anche l'obiettivo del lanciarazzi infinito. Allora, partiamo, io faccio carica. Carico Jill. Non carico gli altri perché sennò andremo troppo avanti, troveremo anche zombie che ci romperanno le palle. Facciamo gioca ancora e facciamo normale. Oh, gioca ancora normale. Allora, io vi farò vedere in questo video qua praticamente come muovervi in maniera veloce per poter fare l'obiettivo velocemente. E vi farò innanzitutto vedere anche il lanciarazzi e vi farò vedere anche magari i punti in cui salvare, che magari vi trovate più avvantaggiati a salvare in quei punti là che andare oltre. Allora, e salterò tutti i video. Io li salto perché a me non interessano proprio. Ok, saltiamoli. Ok, vedete, questo qua è il lanciarazzi infinito. Io adesso lo tolgo. Ah, ricordatevi, quando vi muovete, cercate sempre di togliere l'arma. L'arma toglietela perché vi rallenta un botto. Quando correte andate verso le porte, schiacciate velocemente là in modo che entrano velocemente dalle porte. Ok, questo evitatelo, tornate subito indietro, perché tanto poi ci sarà la scena filmata che ve lo leva dalle palle. Quindi torniamo indietro, usciamo, andiamo verso l'androne principale. Sentite che si rialza, se ne va fuori dalle palle. Boh, andate sopra le scale e quando siete in cima cercate di tornate subito indietro. Questo qui serve solo per velocizzare la scena animata, perché sennò sareste in giro a girare come dei pirla. Allora, un'altra cosa, perché abbiamo scelto Jill? Allora, per due motivi che sono proprio fondamentali. Allora, innanzitutto, Jill, come avete visto poco fa, apprende il Grimandelli, quindi le porte le apre in automatico. Quando va verso una porta, la apre. Invece, Chris deve andare in giro per la casa a cercare le chiavi. Poi, secondariamente, Jill ha due slot nell'inventario in più rispetto a Chris, quindi vi può garantire il portare più oggetti con sé. Questo fa tanto. Avere qualche oggettino in più non è male. Se riuscite, schivateli perché riuscite, schivateli tutti gli zombie. Non perdete tempo a sparargli. Evitateli, se vi prendono, pazienza. Cercate di raccattare anche sti coltelli e quelli dell'elettroshock appena ce ne avete la possibilità, perché vi possono sempre essere utili, che in caso vi acchiappano voi track e ve le levate dalle palle velocemente. Adesso scendiamo e andiamo fuori, passando da questa stanza qua, perché andiamo fuori che proseguiamo il gioco. Allora, io vi consiglio, cercate di memorizzare
C'è il più possibile le porte che vi faccio vedere. Perché cosa fondamentale è sapere quello che si fa. E io qua ho cappellato di... Sì. Esaminiamo la freccia quando arriviamo qua. Ok, indietro, usa. Così andiamo via veloci. Scendiamo le scale, andiamo subito qua. C'è un libro, lo prendiamo. Esamina, giriamolo, c'è una chiave. Prendiamo la chiave. Qua, quando si aprono i libri, schiacciate subito B in modo che ve li chiude al volo e non state a perdere tempo nello sfogliare le pagine. Se premete A vi sfoglia le pagine a chiodo, invece premete subito B, ve lo caccia fuori dalle palle e potete andare via tranquillamente. Minchia che culo. Questo culo, ragazzi, che mi ha schivato proprio in maniera schifosa. Ok, rientriamo in casa e scendiamo le scale. Andiamo nell'androne, questo qui è l'androne principale, nell'ala di destra rispetto alle scale principali. Non perdiamo tempo con raccogliere mappe, niente. Io proprio, ragazzi, andrò sparato verso la fine del gioco. Vi faccio vedere proprio che al 99% le chiavi, cioè, non le usate neanche. Perché praticamente c'è tipo la chiave questa qui gialla che abbiamo, vi farò vedere che la lasceremo ancora prima di finire di raccogliere tutte le armi. Cioè di raccogliere, di entrare in tutte le stanze. Allora, appena uscite da questa stanza andate subito di qua e vi farò vedere il perché. Allora andiamo, prendiamo e ce ne andiamo. Abbiamo preso il sacchetto del pesticida che ci servirà più avanti. Allora entriamo qua dentro e ce ne andiamo. No, questi cambi di visuale. Danno un po' fastidio i cambi visuali così perché ti fanno tornare indietro. Però, secondo i miei calcoli, dovremmo farcela nelle 2 ore e mezza dovremmo farlo. Se va tutto bene. Ecco, questo mi ha preso. Pezzo di merda. Però vabbè, ci sta, ragazzi. Allora, perché farlo anche a normale? Perché no, farlo a normale vi serve per finirlo in meno di 3 ore a normale vi permette di sbloccare il lanciarazzi infinito. Che poi il lanciarazzi infinito vi servirà, porca troia, come si dice? Ah, qua prendiamo l'accendino che ci serve dopo. Il lanciarazzi infinito vi servirà per finirlo a tipo difficile senza salvare. Io l'ho finito così, difficile senza salvare, lanciarazzi infinito, sono andato via che era un missile. Questo mi ha mancato. Questo mi ha mancato. Questo mi piglia. No, non ce n'è, meno male. Boh, abbiamo usato la chiave. E andiamo via lisci. Ok, adesso andiamo di qua.
Andiamo di qua. E andiamo nella seconda porta. Usiamo la chiave. Andiamo di qua. Perfetto. Allora, usiamo il fischietto. Allora, equipaggiamo la pistola. Vabbè, così. Boh, non possiamo prenderlo perché... Allora, levati dalle palle tu intanto. Ok. Adesso il fischietto è lì per terra. Voi non avrete il problema di raccoglierlo perché c'è questo lanciarazzi infinito che mi creerà questo problema. Quindi devo entrare e uscire. Voi non avendolo potete tranquillamente andare a prenderlo. Allora, esaminiamo. Esamina. Ok. Ok, giriamolo e premiamo A. E farà uscire una finta chiave. Ok, perfetto. Allora, io adesso perdo questi 2 minuti perché devo lasciare giù il lanciarazzi, perché se no mi blocca, altrimenti non ce n'è bisogno. Io lascio giù il lanciarazzi perché mi occupa spazio, io ho bisogno dello spazio adesso, quindi possiamo tranquillamente... Allora, una volta usciti dalla parte del dove c'è lì, venite di qua e uscite di qua. Porta aperta. Andiamo di qua. Entriamo di qua. Scusate. Andiamo su per le scale, proseguiamo nel corridoio, giriamo di qua. Ok, prendiamo la chiave che troviamo qui, la prendiamo, si attiva un meccanismo di sicurezza, però noi ce ne fottiamo perché abbiamo l'altra chiave, quella finta. Ecco a cosa ci serve la chiave finta. Chiave finta, usa e la piazziamo a posto di quella reale. Boh, noi siamo a posto così per adesso. Torniamo indietro. Torniamo di qua. Schiviamo. Questo ci prende per forza. Vai a fare in culo. Questo ci prende anche lui per forza, non ci abbiamo più roba. Però purtroppo dobbiamo farlo così perché perderemo troppo tempo a sparargli con la pistola. Al massimo il giro dopo che abbiamo il fucile a pompa, gli diamo due pompate veloce veloce e ce li diamo dal cazzo tutte e tre. Allora, adesso andiamo di qua. Ritorniamo nell'altra ala perché abbiamo recuperato la chiave che ci serve. Usiamo la chiave.
lui è ferito e noi giustamente torniamo indietro. Adesso questo qui è stato ferito, dobbiamo andare a prendere l'antidoto. Oh, l'antidoto sì, ci fa vedere dov'è, ma io lo so già, quindi me ne fotto. Ok, andiamo di qua. Poi andiamo di qua. Oh, figlio di... Sì, vabbè, tienimi bloccato a vomitare così. Allora, posiamo questa che non ci serve. Prendiamo su questo. Ok, allora usiamo lo spray che ci serve. Ok, prendiamo questo che ci serve. Ok, andiamo alla macchina e vabbè va e salviamo. A questo punto qua cerchiamo di salvare e ci andiamo. Ok, andiamo qua, apriamo, lasciamo giù e ce ne andiamo via. Allora, ricordatevi di togliere sempre l'arma dall'equipaggiamento, perché l'arma equipaggiata vi rallenta, ragazzi, vi rallenta veramente un botto, quindi toglietela sempre l'arma in modo che potete muovervi in maniera più veloce. Raccogliete sempre queste cose che sono sempre utili. Ok, andiamo qui. Qui fate usa il sacchetto e qua poi continuate a schiacciare velocemente la A, che praticamente dice sì, usala o questo, vuoi usare la manovella, sì, sul rosso, perché è proprio quello che vi serve, il rosso. Allora, poi andiamo qua, prendiamo la maschera. Perfetto, e ce ne andiamo via. Perfetto. Allora, ci andiamo via di qua. Non cagatevi. Ho aperto la porta. Andiamo di qua, entriamo subito di qua. Dobbiamo portargli la fiaschetta. Torniamo indietro. Riandiamo all'androne principale. Allora, cosa fondamentale è che noi dobbiamo salvare il tipo per un semplice motivo, perché lui poi ci darà un fucile a pompa. Uno può dire sì, vabbè, ti eviti lo sbattimento, prendi quello lì appeso al muro. Quello appeso al muro è una merda rispetto a questo qua. Questo qua è un fucile d'assalto, fa più danno, caricatore più capiente ed è molto meglio. Quindi io vi consiglio di prendere questo qua. E poi vabbè, qua siamo di strada, diciamo che siamo di strada e facciamo veloce.
Ok, abbiamo usato quello, andiamo di qua. Ok, andiamo di qua. Questo qua ci deve prendere per forza. Ok, andiamo di qua. Prendiamo il caricatore, ci può servire. Qua apriamo la stanza, facciamo uscire questo qua. Ok, si bugga di un attimino. Qua usiamo l'accendino. Dai, su. Facciamo veloci, che non voglio essere preso un'altra volta. Perfetto, schivata e ce ne andiamo. E qui ce ne andiamo. Una volta usato l'accendino, prendiamo lo spartito musicale, la pagina dello spartito musicale e ce ne andiamo via. Allora, poi ritorniamo giù di qua. Ricordate di premere l'A quando siete proprio vicino alle porte, premere velocemente l'A perché vi permette di andarvene proprio via lisci. Adesso ritorniamo giù di qua. Adesso scendiamo le scale e... Oh cazzo! E andiamo giù di qua. Ah, mi raccomando, non andate mai a aprire la porta centrale perché vi entra il cane e vi dà qualche mozzicata e vi fa perdere un po' di vita. Allora, andiamo di qua. Ok, adesso andiamo di qua, dobbiamo evitare questo, affanculo. Sì, se gli andate vicino e andate indietro, loro fanno il gesto e poi potete passare. Però è rischioso. Andiamo di qua, andiamo qua dietro. Cioè, questo mobile lo spostiamo. C'è bisogno di spostarlo tutto. Ok, torniamo indietro. Andiamo dove c'è il piano. Combiniamo questi due. Usa, non te lo fa usare perché devi essere nella posizione, porco. Usa. Saltiamo, non ce ne frega un cazzo, andiamo via. Allora, andiamo qua, prendiamo questo scudo. La porta dietro di noi si chiude, ma non ci crea tanto problemi perché all'inizio avevamo preso lo scudo, quello di legno. Lasciamo quello di legno e ce ne andiamo. E in questa stanza abbiamo finito proprio in tranquillità e scioltezza. Adesso usciamo dalla porta. Usciamo dalla porta, giriamo dietro lo zombo che ci manca perché è fatto di anfetamina. E andiamo nella prima stanza dove eravamo all'inizio. Andiamo al camino. Usiamo lo scudo d'oro. E l'orologio si apre uno sportello. Perfetto. Andiamo. Allora, qua adesso ci sarà da muovere degli ingranaggi. Allora, sì, date un colpetto grande, sinistra. Grande, sinistra. Poi vi chiederà ancora di ruotare, sì. Grande, sinistra. Vuoi continuare? No. Boh. Adesso suona l'ora e si sposta l'orologio e noi possiamo tranquillamente prendere la chiave che c'è dietro, che ci serve. Boh, presa la chiave ce ne possiamo andare. Usciamo dalla porta.
usciamo dalla porta e ritorniamo dal ferito. Sì, se ce l'ho. Dai, cazzo, quando fa così, ragazzi, io non so voi, ma mi sale un nervoso perché uno vuole fare di fretta e ti si inceppa l'omino costantemente e dà un fastidio che non è poco. Ok, andiamo di qua. Andiamo di qua, perfetto, non ci serve più, possiamo lasciarla, tanto di cappello, tanto di cappello. Boh, adesso a parte la scena del serpente, mamma mia che sei brutto. Boh, lui lo pompa. Lo pompa e non ce ne andiamo. Ecco, ci ha preso. Allora, prendiamo il fucile e ce ne andiamo subito. Proprio subito, 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 subito e senza pensarci su due volte. Siamo stati avvelenati, quindi boh, questa è una brutta cosa che siamo stati avvelenati. Perché dobbiamo tornare nella stanzetta per curarci. Però è anche una cosa buona perché andiamo nella stanzetta, posiamo giù la pistola e ce la leviamo dai coglioni subito. Allora, io direi, prendiamo l'erbetta qua. In modo da curarci. Prendiamo l'erbetta qua. E ce la andiamo fuori dai coglioni subito. Andiamo di qua, ritorniamo alla sala, ci curiamo dal veleno e lasciamo giù la pistola col caricatore, così abbiamo più spazio per l'inventario, tanto non useremo più la pistola. Adesso che abbiamo questo fucile a pompa qua, la pistola proprio ce ne può fregare di meno, ragazzi. Andiamo di qua, facciamo una cosa molto veloce, giusto per andarcene via subito. Ricordatevi la seconda porta, entrate. Io direi facciamo una cosa tipo questa. Cerchiamo di curarci e di andarcene fuori dalle palle. Ok, abbiamo preso il siero. Usiamolo. Andiamo qui. Lasciamo giù la pistola e il caricatore e l'accendino che non ci servono più.
Io direi che tu te la cerchi e io te la do. Ok. Proseguiamo. Ok. Andiamo di qua. Quello ce lo snobbiamo proprio. Ci si incula di pezza, quindi noi non ci inculiamo lui, è inutile perdere tempo. Ok, allora adesso dobbiamo ritornare di qua. Ok, allora eventualmente non venite avvelenati, non dovete tornare indietro di qua. Se non venite avvelenati, cioè uscite da qua e andate in figlia di Troia. Allora, siccome di qua ci dobbiamo passare più spesso, allora facciamo così. Ed entriamo. Togliamolo. Perfetto. Questa. 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 Usiamo questa. Perfetto. E andiamo a prendere questo qua. Allora, questa esamina. Allora, schiacciamo subito l'acqua. Sì, poi la giriamo. Andiamo sull'altro mezzo cuore. Sì, perfetto. Si apre la maschera. Boh, ce ne possiamo andare. E andiamo via lisci così, senza un perché, senza un per come, e ce ne fottiamo di tutti e di tutti. Allora andiamo di qua e andiamo di qua. Andiamo giù di qua. No. Adesso vediamo se ci hanno lasciato dei rifornimenti, perché a volte lasciano giù dei rifornimenti. Ecco, appunto. Almeno ce l'hanno lasciato. No, no, Gin, non fare la bambina cattiva. Lo spray devi prendere. Ok, se volete qua salvate pure. Io uso lo spray e vado via dritto. Non è proprio questo il momento per salvare. Quindi uso lo spray giusto per tirarmi un attimo in vita. E me ne vado. Ok. Andiamo giù di qua e apriamo la porta di qua. Allora, usiamo il primo. Ok. Poi andiamo, questi qua non li tocchiamo. Andiamo di qua. Usiamo questa. Ok. E questa. Ok, e poi ce ne andiamo al quadro principale.
Andiamo giù di qua. Ah, di qua. In fondo c'è una cassa di munizioni del pompa. Quindi combinate e abbiamo 9 colpi. Scendiamo giù. Ok, andiamo qua. E la prima da mettere è quella senza i due occhi. Questa è quella senza occhi, senza niente. Senza occhi, senza naso, senza bocca. Questa dovete cercare di prenderla più o meno così ed è quella senza naso. Questa è l'ultima che vede male, giustamente. Non ce ne sono altre, quindi che cazzo ci mettiamo? Sto pesce. Ok, equipaggiamo il fucile. Prendiamo razzo. Volevo prendere i colpi del pompa, ma non ce l'ho fatta. Boh. È strippato come strippano in pochi. Andiamo qui, apriamo l'interruttore, ci pigliamo il pezzo che ci serve e ce ne andiamo. Allora, riandiamo di qua. Questa qua l'abbiamo aperta col grimandello, ecco perché usare Jill con Grimandelli apre delle porte che con Chris avremmo dovuto fare o il giro largo o recuperare la chiave per aprire queste porte. Invece così, meno male, ci permette di essere più veloci. Allora, equipaggiamo il pompa. Possiamo toglierlo e andare via. E andiamo via. Via, via, via. Andiamo di qua. Equipaggiamo. Pezzo di merda. Ok, così non ci rompe il cazzo. Ok, usiamolo. Qui dobbiamo leggere prima la scritta, perché se andiamo lì a fare USA non ce lo dà. Allora, togliamolo e andiamo. Allora, colpi del fucile a pompa. Sempre roba buona. Andiamo di qua. Prendiamo questo. Prendiamo lo spray e invece non ce l'ha fatto prendere. Vabbè, vediamo di prenderlo dopo. Ok, tanto siamo a posto con l'energia. Allora, Gallo Rosso deve andare su il West. Deve andare sulla W di West. Puoi usarlo? No, arrivederci. Saltiamo. Allora, Gallo blu o azzurro, come cazzo volete definirlo, deve andare su nord. E si apre la serratura. Così ce ne possiamo andare via tranquillamente, felici e contenti. Andiamo dritti. Ok,
usciamo dalla porta. Qua ce ne andiamo. Qua possiamo anche tagliare e via. Entriamo dentro. Io qua lascio giù la chiave della casa che non mi serve. Perfetto. Ah, se volete potete salvare in questo punto qua. Io salvo un po' più avanti. Perché adesso non è che abbiamo chissà che cosa fare da salvare. Però consiglio mio, salvate qua. Salvate, per sicurezza salvate. Tanto salvare un attimino non vi costa nulla. Io salvo nella casa del custode che è dalla parte di là. Ecco, questa al 99% vi picchia. Al 99% vi picchia. Non ce n'è. Lei la sberra ve la caccia per forza, quindi non potete evitarla, non potete fare un cazzo, subitevi lo schiaffo, è morta lì. Poi, prima, siccome lo sto facendo davvero survival adesso il gioco, prima lo schiaffo non me l'ha tirato, l'ho schivata proprio di bestia. Qui quando... Che cazzo? Qua questi cambi di visuale, ragazzi, è uno schifo. Qua andate sul lato di qua che vi fa passare, così lo evitate. Andiamo di qua, noi belli felici. Cercate di curarvi. Spesso, quando siete feriti, che si tiene la mano sul fianco, cercate di curarvi perché praticamente se siete curati, cioè così vedete, lei si muove molto più velocemente ed è meglio, molto meglio. Saltiamo, schiviamo il cane. Ed entriamo in questa porta qua. Il pacco di sto gioco qua sono un po' sti caricamenti. Per fortuna li hanno un po' velocizzati in questo HD, questa rimasterizzazioni. Ok.
Andiamo all'ascensore. Qua andiamo subito di qua. Così evitiamo. Apri di porta. Qua proseguiamo, schiviamo i serpenti. Qui andiamo di qua, entriamo qua dentro e io qua salvo per evitare. Allora prendiamo questo e qua salviamo. La macchina scrive, vuoi salvare? Sì. Apriamo. Lasciamo giù questo. Allora, io faccio questo per evitare, cioè ti fa perdere qualche minuto, però evita che i tentacoli, le radici della pianta ti continuano a dare gli schiaffi così a cazzo e ti tirano via energia. Metto il cubotto qua, così poi si va via lisci. Allora andiamo di qua, andiamo giù di qua, andiamo qua, prendiamo il libro, prendiamo anche questo, può sempre riservarsi utile e ce ne andiamo via. Scriviamo il ragno, intanto se ne torna sulla sua parete non gliene frega un cazzo di noi. E andiamo di qua. Qua nella porta qua, la riapriamola. E proseguiamo. Qua saltiamo, torniamo indietro. Andiamo qua. C'è la chiave che ci serve. Usciamo dalla porta. Andiamocene via, pertanto qua non dobbiamo fare un cazzo per adesso. Torniamo indietro, dobbiamo ritornare di qua. Allora, usciamo dalla porta. Ricordatevi di salire sui cubotti, sui bancali che ci sono qua, queste casse di merda. Perché se no esce un tentacolo dal pavimento che vi stupra. Ok, entriamo dentro. Entriamo di qua subito al volo. Tanto stare di là non ci interessa più di tanto. Andiamo qua all'acqua. Togliere l'acqua, certo.
Ok, abbiamo preso la chiave e ce ne possiamo andare. Ce ne possiamo andare via. Ritorniamo di qua. Qui adesso torneremo solo alla fine. E andiamo via. Allora andiamo, 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 andiamo. Ok, fucile a pompa, combina, entriamo dentro. Togliamolo, non ci serve più. Allora spostiamo questo. What the fuck? Oh, c'è bisogno di agitarsi così tanto. Serve giusto per spostarlo e poter scendere. Questa qua la spingiamo subito un po' più avanti, più o meno a filo muro, non troppo perché sennò poi ci chiudiamo il passaggio. Spingiamo prima questa. Spingiamo questa. Altra. Era stanca, si è fermata un attimino. Andiamo giù di qua. Sì, tanto ci abbiamo quelli. Andiamo. Suo figlio di Troia ce la prende. Perché così lui è. Vedete? Mamma che pelo, ragazzi! Quello ci ha voluto graziare. Ci ha proprio graziato. Ci ha graziato e non ci ha preso a pesci in faccia. Beh, l'ho buttata lì così, proprio schietto sul genere. Ok, allora scendiamo velocemente. Allora andiamo di qua. Console questa. Ok. Squalo cattivo. Emergency, unknown source of pressure detected. Locking all Ok. doors to Sì, achieve maximum dai. safety. Andiamo questa. Ok. Poi andiamo su questa. Scenderà un po', si bloccherà. Già noi lo sappiamo perché siamo avanti. Ok, poi veniamo di qua. Reaching 30% of Veniamo di pressure qua. Qua threshold. gli interruttori. Schiacciamo questo. Minchia, botta di culo. Ma occhio ragazzi, perché non è sempre lo stesso. Può essere che sia il 2, che sia il 3. È random la cosa, non è sicura. Va proprio a caso.
Abbiamo tirato via l'acqua. Sì, possiamo andarci. Quello... no, ce l'abbiamo già, come siamo messi. Sì, attenzione però. Allora, qua prendete la cassa di proiettili e andiamo via. Prendete la cassa di proiettili, perché i proiettili non fateveli mancare, ragazzi, perché sono proprio fondamentali. Andiamo di qua. Qua saliamo sopra. Andate qua dove c'è la luce che si illumina. Si muove lo squalo. Ma a voi piace la frittura di pesce? Non c'è problema. Risolviamo la cosa così. Con una bel fritto misto. Ok, fritto misto fatto. Prendiamo questa che ci serve e ce ne andiamo via. Ok, andiamo via di qua. Andiamo di qua e andiamo dritti. Proiettili della Magno non ci servono. Ok, abbiamo aperto la porta e quindi ce ne andiamo. Saliamo su. Andiamo di qua. Adesso abbiamo la chiave, quindi andiamo ad aprire la porta. Allora andiamo giù di qua. Ci apriamo la porta. Perfetto, la chiave non ci serve più, quindi la possiamo tranquillamente abbandonare, perché è inutile avere quella chiave. Allora andiamo velocemente di qua. Incuriamoci delle api, perché tanto non ci interessano. Torniamo giù di qua. Non ci inceppiamo come ho fatto io. Al massimo cerchiamo di fare il giro un po' più largo, però evitiamo di fare lo sbattimento avanti e indietro come due dei coglioni. O delle coglione. So, dipende da chi lo guarda. Andiamo qui dove c'è il buco. Allora usiamo lo spray. Ammazziamo le api. Ok, e andiamo di qua. Allora, andiamo di qua, prendiamo la chiave. Ok, torniamo indietro. Usiamo la chiave. Ok, la chiave non ti servirà più. Ah, vuoi abbandonarla? Sì. Ok, non andiamo. Andiamo qua. C'è un meccanismo. Allora, qua i numeri sono, ragazzi, il 3, il 5 e il 6. Però, come vedete, non ha aperto.
Quindi lasciate qua il 3, qua mettete il 6 e qua mettete il 5. Non ve l'ha aperta. Allora qua facciamo 5, qui è 6 e qui mettiamo 3. Non ce l'ha aperta, qui facciamo 3. Qui facciamo 6, non ce l'ha aperta. Qui mettiamo il 6, qui mettiamo il 3, c'è già, e qui mettiamo il 5, ce l'ha aperta. Praticamente si gira tutto intorno al numero 3, 6 e 5, però la combinazione, l'ordine esatto è random, ve lo può dare a cazzo proprio. Allora, qui prendiamo tre boccette, una, due e tre. Ok, adesso dobbiamo fare un pesticida. Allora, dobbiamo prendere questa boccia rossa. Perfetto. Andare al rubinetto e riempirne una di acqua. Perfetto. Combiniamo acqua rossa con l'acqua. Poi andiamo sulla gialla. Ok, non mi interessa, infatti non la volevo. Prendiamo la 6. La gialla. Andiamo al rubinetto, perché praticamente è il 3, il rosso più allora combiniamo la gialla con l'acqua e poi il verde lo combiniamo con questo fucsia, rosa, viola, quel cazzo che è. No, è fallita, perché? Allora, il 3, ok, 3 con l'acqua. Perfetto. Ok, fa 4. Non la voglio. Allora, 4. Ok, il 6. Questo è un 4, questo è un 6. Quindi è 4 più 6, 10. E ci abbiamo l'arancio. Ah, perché non avevo combinato. Poi prendiamo il giallo e una d'acqua e quindi facciamo 6 più 1, 7. Il verde lo combiniamo con l'arancione. Ok, perfetto. Poi prendiamo il rosso. Perfetto. Il rosso lo combiniamo col blu. E abbiamo il nostro intruglio. Fatto l'intruglio, torniamo indietro. Perché? Dobbiamo ritornare dove c'erano gli squali, perché lì c'è una stanza con delle radici. E adesso vi farò vedere il perché dobbiamo fare questa cosa. Allora, qua dobbiamo scendere un'altra volta. Allora, scendere un'altra volta, dobbiamo andare qua. Dobbiamo scendere le scale. Dobbiamo tornare indietro di qua. Dobbiamo entrare di qua. Dobbiamo salire la scaletta. Sì, praticamente stiamo facendo il percorso all'indietro. Usciamo di qua. Andiamo qua dentro. E qua facciamo USA. Abbiamo ammazzato ste radici di merda.
che sono una cosa importante. Sì. Fatto questo, ce ne possiamo tranquillamente andare. Allora, ritorniamo indietro. Andiamo di qua. Io però questo qua lo prenderei. Giusto da metterci dentro il cassone. Andiamo di qua. Di qua. Come vedete è una zona, diciamo, abbastanza tranquilla, non c'è zombie o rotture di palle più di tanto, quindi cioè, si viaggia abbastanza bene. Quindi poi proseguiamo di qua, ce ne andiamo. Adesso poi capirete il perché ho fatto tutto sto sbattimento di fare il di tornare indietro. Allora, noi andiamo qui. Allora, qua prendiamo dallo scaffale questo libro. Sempre la B, gli mettiamo questo qui rosso nostro, ok, allora sì, spostiamo, facciamo questo con l'ultimo, ok, poi scambiamo questo con questo, no, ho fatto una cazzata grossissima, scambiarli sì, ed era questo, allora rimettiamoli a posto. Allora, questo con questo, con il penultimo, questo con l'ultimo. Perfetto. Si apre una porta, ci entriamo dentro. E il pesticida che abbiamo buttato prima ha fatto sì che le radici della pianta morissero e quando noi arriviamo qua non dobbiamo combatterci, la pianta è già morta. Allora, prendiamo la chiave e ce ne torniamo via. Ce ne andiamo fuori dai coglioni. Andiamo di qua. Qua adesso possiamo camminare tranquillamente. Io direi che possiamo salvare. Andiamo qua. Prendiamo questo, ci andiamo via. E facciamo la nostra salvata. Perfetto, andiamo qui.
lo posiamo e ce ne andiamo. Prendete, cercate di prendere questa piantina qua, perché adesso potrebbe essere che verremo avvelenati. Allora, onde evitare, meglio prendersi una piantina. Andiamo giù di qua, proseguiamo, saltiamo che non ce ne frega un cazzo. Andiamo giù di qua, apriamo. Perfetto. Tanto i cani dormono e noi proseguiamo. Perfetto. Ok. Andiamo. Ecco, qui potremmo essere avvelenati dai serpenti che romperanno le palle. Ecco. Ecco, ci hanno presi, quindi prendete subito erbetta e andiamo via veloci. Questa è una grande informazione, quella dell'erbetta verde da prendere adesso. Ok, usciamo da qua. E adesso praticamente ritorniamo in villa. Ritorniamo in villa, facciamo le ultime due nostre cacate. Ok, allora prendiamo questo. Ci può servire. Lo spray lo lasciamo qua, che magari, visto che dopo dovremo ritornarci, lo lasciamo lì. Allora andiamo di qua. Ok. Andiamo di qua. Consiglio, equipaggiate fucile a pompa. Ok. Ok. Esaminiamo, apriamo. Questi due io vi consiglio di farlo fuori, perché quello bianco, soprattutto quello bianco è un, tra virgolette, un pezzo di merda, perché quello bianco, se si ha la possibilità, vi decapita. Quindi, cioè, strippatelo al volo e levatevelo dai coglioni, possibilmente. Allora, andiamo su di qua. Poi questo è il mio consiglio, poi voi siete liberi di fare come meglio credete. Allora, apriamo la stanza. Andiamo di qua. Cazzo. Sti cambi, queste stanze qua sono con sti cambi di coso. Allora, occhio ragazzi qua ai cambi di visuale, perché possono far perdere cazzo tempo. E infatti a me mi ha fatto perdere una botta di tempo.
Porca troia. Visuale di merda. Dai, 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 vai. Ecco, vaffanculo. Questi cambi di visuale, ragazzi, creano un botto di problemi. Aspetta, fammi prendere il coltello, che questo qui è sempre utile. Ok, andiamo. Ok, schiacciate la B, non la A, come ho fatto io. Cerchiamo di mantenere la calma, cercate di stare sereni, non come me che mi sto agitando perché voglio che voi riusciate a rendervi conto che si può fare. Allora qua andiamo via così. Allora andiamo via di qua. Ecco, figlio di zoccola. Andiamo via di qua e cerchiamo di andare di qua perché ci sono i colpi del pompa. Allora, qua equipaggiamolo. Ecco, questo bastardo mi ha avvelenato. Dai, levati, culone. Prendete questo. Questo l'abbiamo schivato proprio a pelo di culo. Andate qua, attivate la corrente. Ok. Andiamo di qua. Vabbè, affanculo, vomito. No, 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 non ci interessa. Io voglio la porta. Perfetto. Boh. Qua proseguiamo. In teoria adesso non dovremmo avere grosse difficoltà, anzi mi correggo, adesso avremo una grossa difficoltà, però. Riequipaggiamo il pompa. Figlio di zoccola. Questo è andato. Andiamocene via pure noi. Non perdiamo troppo tempo. Guarda, ragazzi, anche se finisco a 2 ore e 59 minuti, sono contentissimo perché sono riuscito a fare quello che volevo, a farvi vedere come finirlo in meno tempo, in meno di 3 ore. Poi se voi riuscite a finirlo meno, io la prima volta che l'ho fatto a normale l'ho finito, ci ho messo 2 ore e mezza. Però va partita, va tanto a partita, perché ci può essere la partita che va tutto liscio e la partita che ti spaccano i coglioni in una maniera assurda, assurda. Tipo qua adesso dovremo litigare. Mamma! Mamma che culo! Mica come l'ho schivato così, ragazzi! What the fuck! Se no, vedete, avevo già equipaggiato il pompa perché sennò là sono da sparagli. Io non ce n'ho di cazzi da sparagli. Vabbè, ritorniamo in questa zona di qua perché io prima sono arrivato qua, però se voi proseguite un po' più avanti c'è una porta.
che usate la chiave che avete giustamente appena preso. Allora andiamo di qua, quelle eventualmente le prendiamo dopo. Il nostro amico Biscione è tornato. Allora, equipaggiamo il pompa. Evitate di farvi mordere. Ecco. Evitate, m'ammozzicato. Boh. Ce lo siamo tolti. In teoria, se avete fatto quello che vi ho detto io, allora ci avete ancora questo dietro. Non ci ha avvelenati, però eventualmente ci aveva avvelenati. Vedete, c'era l'erbetta verde e blu che si possono utilizzare in caso di avvelenamento. Adesso poi ci pigliamo anche quelle che ci sono di sopra. Allora, usiamola. Ok, andiamo via di qua. Adesso, quando usciremo da questo androne, dovremo entrare velocemente e schiacciare velocemente là, perché sennò ci inchiappettano. Così, veloce, tac tac tac, schiacciate A velocemente quando siete in questo pezzo qua, in modo che appena aggancia la porta vi porta dentro e anche se vi stanno aggredendo non vi toccano. Entriamo di qua, abbiamo usato la chiave della villa. Ok, spegniamo la luce. No, che cazzo, dai, così no. Allora, spegniamo la luce, spingiamo questo in fondo. Ok, allora fatevi seguire dall'aquila e quando arriva qui, allora prendete il coltello, quando l'aquila arriva qui che vi individua, voi passate a raso al muro in modo che non vi vede più, salite sul tavolo e prendete l'occhio, questo qua. Perché praticamente se l'aquila vi individua, voi non potete più prendere l'occhio. Ah, noi ci interessa solo questo. Ce lo pigliamo, ce l'andiamo fuori dal cazzo. Ok, fatto ciò. Possiamo andarci di qua.
Qui ci sarà un hunter, noi gli passiamo dietro e lui di noi se ne fotte, ce ne andiamo via. Poi andiamo giù di qua. Andiamo qua. Questa cosa non ti serve più, perfetto. Ce la leviamo dai coglioni, non ci serve più. Giriamo largo, tanto lui è fatto di anchetamina, quindi se ne sbatte di noi. Prendiamo quella, tanto lui è sempre fatto di anchetamina, ce ne possiamo andare. Cioè andiamo via così, tanto tanta roba. Usciamo fuori da qua. Allora, combiniamo questo con la gemma. Perfetto. Si apre, ci dà dei pezzi. Allora, prendiamo questo. RB lo posizioniamo. Allora, poi prendiamo questo, questo va qua, non ci interessa, e questo che ci interessa lo giriamo così, lo infiliamo qua dentro, questo lo giriamo così, lo mettiamo tutto in fondo di qua, questo lo posizioniamo qua, tutto in fondo così, ci manca quello piccolino che non ci entra, pezzo di merda. No. Ok, riprendiamoli. Allora, questo lo mettiamo qui. Tutto schiacciato di qua, questo lo mettiamo qua, tutto di qua, questo di qua, tutto di qua. Questo di qua, tutto di qua. Dai, cazzo, perché devo perdere tutto sto tempo? Oh, cazzo! Cioè, ragazzi, è la prima volta che ci sto mettendo un botto a metterlo dentro, eh? Boh, perfetto. Mi ho perso una botta di tempo per questa chiave di merda. Allora, usciti di qua. Qua, ragazzi, arma in mano e andiamo. Qua.
che adesso dobbiamo andare a mettere la batteria. Io direi questo ce lo prendiamo. Può sempre essere utile. E andiamo via di qua. Ok. Allora andiamo giù di qua. Sperando che i serpenti non caghino il cazzo come prima. Ok, scendiamo giù di qua. Sono un po' dei passaggi cagatura di cazzo, lo devo ammettere, però. Perfetto. Pezzo di merda mi doveva saltare sulla schiena. Quel Doberman si chiama proprio pezzo di merda, è proprio il suo nome di battesimo, è pezzo di merda. Abbiamo deciso di chiamarlo così perché aggredisce alle spalle con molto piacere. Allora andiamo di qua, usiamo la leva, dobbiamo richiudere il passaggio dell'acqua. Ok, perfetto, torniamo indietro. Sto giro pezzo di merda non mi ha preso. Ok, c'è suo fratello gemello che è qua. Una volta che entrate qua dentro i cani non vi toccano più. Quindi possiamo scendere giù da qua. Entriamo di qua. Proseguiamo di qua, perché adesso dobbiamo prendere. Questa stanza. Perfetto. Se ce ne andiamo fuori dai coglioni. Questo è frocio. Frocio. Questo ci vuole stuprare. Io non so se sia uomo o donna, però vuole abusare sessualmente di noi. Allora andiamo di qua, andiamo di qua, andiamo di qua e andiamo di qua. Perfetto ragazzi, allora adesso noi ci stiamo muovendo abbastanza bene, diciamo. Qui ci vogliono aggredire in due, noi ce ne andiamo. Adesso andiamo qui. Allora qui volendo potete salvare. Macchina da scrivere, vuoi salvare? Sì, dai, salviamo.
detto sì, saltiamo. Ok. Apriamo il cassonetto, lasciamo giù la leva, quella verde che non ci serve più, e lasciamo giù questa che non ci serve più. Possiamo proseguire la nostra avventura. Perfetto. Andiamo avanti. Andiamo su questo sasso, è sporco di sangue, sì, è enorme macchia. Corriamo e infiliamoci dentro. Ok. Stai calma, stai agitare. Andiamo di qua. Ok, prendiamo il coltello, equipaggiamo, veloce, veloce, il culo sputacchia e ce ne andiamo fuori dai coglioni. Ok, siamo rimasti un po' a corto di munizioni, un culo. Di qua non c'è niente. Ok, allora usiamo. Usiamo. Ancora. E usiamola una terza volta. Allora, adesso appena schiacciate che la tirate via, tenete subito in avanti l'analogico in modo che si infila direttamente qua dentro. E voi state a posto. Entrate qua dentro. Sapevo che dovevo girarci, ci giro tutte le volte qua sopra. Allora andiamo di qua. Boh. Adesso andate di qua. Usate la leva. Prendete, spingetela. Voi fate un giretto come sempre. E spingetela tutto in fondo.
prendete il pezzo e ce ne possiamo andare. Andiamo via. Ok. Ok. Potete andare di qua. Dai, cazzo, perché ti incespi sempre così? Torniamo di qua. Senza problemi, torniamo giù. Io direi lasciamo la leva perché tanto non ci serve. Ci liberiamo un po' della leva e del coltello perché tanto non ci servono più. Leva e coltello. Boh. Possiamo andare, se volete salvate. Se no, no, vedete voi come, come reputate più corretto secondo voi salvare o meno. Io no, penso di schivarli. Cioè, preferisco salvare un po' più avanti in modo che mi sono già portato più avanti possibile. Qua andiamo direttamente qua. Schiacciamo, ok, prendiamo il pezzo, ok, allora combina con questo e usa qua. È allora serie dei tasti, sì, allora è 4 2 3 1, perfetto, si attiva la corrente ed è tanta roba. Ok, saltiamo. Saltiamo, andiamo di qua. Di qua. Andiamo di qua. Qua saltate sopra per vedere se c'è. Ah, vabbè, c'è quello lì. Ce ne frega un cazzo. Ok, dai però. Su, 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 dai G, dai G. Ok, ci andiamo via. Se lei si fa trovare di qua, voi andate di qua. Poi ritornate di qua e ve ne andate fuori dal cazzo di qua. Per fortuna è un cerchio, quella zona lì è un cerchio, quindi se lui se lei vi arriva da una parte e voi andate dall'altra, riuscite a fargli il giro dietro. Tu sei un pezzo di merda.
Cosa fondamentale, ragazzi, cosa fondamentale. Infatti, per chi non ci ha giocato, cioè si guardi un video del gioco che se lo vuole vedere. Questo qua è un videoguida, quindi cioè io lo faccio per quelli che hanno già giocato e vogliono farlo in meno tempo. Cosa fondamentale, tra poco avremo da fare una scelta. Salvarlo oppure no, quel pezzo di merda che se n'è andato con l'ascensore. Allora, cosa fondamentale, non va salvato. No, né lui né Chris non dovete salvare, perché allora lui non va salvato perché ci serve la sua arma, e Chris non va salvato perché ci fa perdere tempo. Noi tempo ne abbiamo poco, dobbiamo farlo in meno di 3 ore, quindi non ci deve, dobbiamo evitare queste cazzate. Poi, se volete vedervi la storia che vengono salvati, ve la fate con, tranquillamente, con lanciarazzi infinito. Quando avete lanciarazzi infinito, fate quel cazzo che volete. Adesso devono morire, per forza. Sta rompicoglioni. Ecco, tiriamo questa leva qua per aprire questo. Poi ce ne ritorniamo giù di qua, scendiamo giù di qua, dove ci sono le piantine scendiamo di qua e veniamo dritti di qua e andiamo nella stanza dove c'erano le piantine. Io posiamo questo. Dai, però, cazzo. Ok, e ce ne possiamo andare. E andiamo via per la nostra strada. Andiamo via di qua. Ok, mamma mia, che nervoso quando fa sti cambi di visuale. Questi sono i serpenti antifurto della tipetta. Andiamo qua. Prendiamo saliamo su di sopra. Mi ricordo se qua c'era solo sta merda. Perfetto. Cioè andiamo su di qua. Se volete potete salvare qua, se no salvate dove salvo io, che salvo tra poco. Salverò più avanti in modo che insomma più avanti, tanto qua adesso non c'è niente che ci possa creare danno o disturbo, quindi salviamo più avanti. Vomitino. Perfetto, ritorniamo indietro. Come potete vedere, ragazzi, è proprio un via vai avanti, indietro, però se calcolate che, cioè, io la prima volta ho iniziato a girarmi tutta la villa, immagino tutti, cioè tutta la villa per cercare di capire che cazzo dovevi fare. E alla fine niente, si va di qua, si fa, questa qua è la strada, praticamente è la strada più veloce. Poi, ripeto, se riuscite a farlo così, vi sbloccate lanciarazzi e lanciarazzi è parecchio utile. Equipaggiamo questo.
Mamma, proprio schivato proprio così da far schifo. Però va benissimo. Allora, accendiamo la luce, troppo buio, accendiamo la luce, luce accesa. Ok, prendiamo questo. Ok, adesso facciamo questo. Allora, esamina. Lisa. Allora, combiniamo questo, combina con questo, perfetto. Togliamocelo perché tanto non abbiamo colpi. Andiamo via dritti di qua. Potevamo tenerceli con i due colpi, però vabbè, è andata così. Allora andiamo di qua. Torniamo indietro, ripassiamo di qua. Questo serve tanto, tanto, tanto. Molto utile avere il giro. Adesso andiamo giù. Allora, ok, qua dovete per forza far partire la scena perché sennò non vi fa prendere la roba. Usa. Allora, usa. Ok, gli emblemi sono stati usati e possiamo andare avanti. Allora, se volete potete salvare qua. O salvare sì. Se ti dai una mossa è meglio. Ok. Ok, adesso andiamo avanti. Torniamo giù di qua. Allora, cosa molto fondamentale. Allora, qua schiacciate start. No, noi non vogliamo salvarlo. Sta puttana. Boh. Parte la scena filmata. Mamma Eva. Sì. Buttati di sotto. Buttati di sotto e che la facciamo finita. Ok. Usiamolo. Oh, prendiamoci la Magnum di Barry e andiamo via. E siamo nei laboratori. Ok.
allora andiamo qua. Allora, libro blu, esamina. Apriamolo. E usiamolo. Andiamo dalla parte opposta. Mettiamoci sempre qua davanti. Libro rosso, esamina. Eccolo così, perfetto. Aprilo. Ok, usa, l'abbiamo usato. Ok, start fuori dalle palle. Scendiamo le scalette. Usiamo l'ascensore, andiamo via. Lisci, 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 lisci. Ok. E qui siamo nei laboratori, ragazzi. Allora, qui potete salvare come non salvare. Consiglio mio, salvate, evitate l'ambaradam. Io vedo di andare via liscio. Qua usatela perché è necessario. Se è qua, la useremo due volte. Qui sotto, se vi è rimasta soltanto la pistola, non prendete colpi di magnum in giro perché non vi serviranno a un cazzo. Allora, la password è John, John, enter. C'è il login, la password è Ada, ADA, Ada. Ok, una volta che entriamo qua facciamo questa qui, facciamo cell CELL, enter, boh, accettato, porte sbloccate, e lo facciamo anche con B3F. Lui le sblocca, ok, cancella e ce ne andiamo. Allora, ritorniamo sopra di qua. No, non ci interessa. Dischetti, cazzate varie, non ci possono interessare. Allora, qua. Allora, qua è 8, 4, 6, 2. Lo spray ci può essere sempre utile. Colpi della fucile a pompa, perfetto. La chiave, perfetta. Ok. Combiniamo, ok. E ce ne andiamo via.
andiamo via. Ragazzi, siamo quasi alla fine del gioco, eh. Io ve lo spoilero così. Questo fatelo fuori, ragazzi. Pure questo. Tenete il pompa in mano perché tanto vi serve. Questi due sì, leviamoci dai coglioni così al volo. Ecco. Ok, questo qua deve morire, ragazzi. E vi spiego perché. Perché adesso dobbiamo prendere il coso della benzina. Siccome non possiamo correre né prendere scossoni, questo deve morire. Quando venite qua, questo qua, prima di andare via, dovete farlo fuori. Per forza, ragazzi. Non c'è possibilità di lasciarlo in vita, perché se vi prende come mi ha preso a me prima, che vi scuote, boh, salta in aria e voi dovete ricominciare dall'ultimo salvataggio che avete fatto. Quindi il mio consiglio è farlo fuori subito e non ci pensate più, almeno una volta levato dai coglioni. Poi adesso tanto ci ritorniamo di là, vedete che andiamo in quel punto, lui non c'è più, quindi non può crearci danno quando portiamo il carburante. Allora, fucile a pompa in mano. Adesso, ragazzi, dovete tenere l'analogico leggermente quello per muovervi, dovete muoverlo leggermente, dovete camminare, perché se correte c'è il rischio che qua detona tutto, quindi muovetelo leggermente. Siamo nei tempi, forse. Sono intanto dato una corsetta, ma leggera. Cioè, fate due passi correndo e poi iniziate a camminare. Ragazzi, se saltate in aria dovete rifarvi. Vedete, no, avendolo ammazzato prima, adesso non c'è più e non ci dà più fastidio. Boh, una volta messo il coso, adesso iniziamo a correre, ragazzi. Qua adesso proprio corriamo come non so cosa. Qua, ragazzi, siamo praticamente alla fine, eh. Cioè, correte, correte, non fermatevi, correte, 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 correte e premete l'A, perché lui appena si avvicina a una porta ci entra dentro. Vedete, questo qui stava per darmi il colpo, io l'ho schivato perché premevo l'A mentre andavo. Premete l'A velocemente, via, si aprono le porte.
via schivata, via 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 via, veloci veloci, a a a, premetti a nastro, a a nastro. Qua abbiamo quasi preso in faccia. Via 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 via, veloci veloci ragazzi, veloci, siamo quasi alla fine e dobbiamo starci dentro nei tempi, dobbiamo correre, correre come dei razzi. Dei razzi, nessuno ci può fermare. Forza ragazzi, forza, 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 via 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 via. Boh, questo pezzo qua l'abbiamo superato, dove ci sono sti cagacazzo di merda. Adesso sempre più veloci dobbiamo correre. Via via via, veloci. Attiviamo l'ascensore. Ok. Ok. Equipaggiatevi la magnum e andiamo. Ok. Perfetto. Allora start, start, start. Allora toglietela. Ah, prendete la chiave che vi serve. Ok, andate giù di qua. Dovete riattivare le porte. Ok, avete sbloccato le porte. Passiamo dentro di qua e tagliamo un pezzo di strada e ce ne andiamo. Siamo proprio alla fine, ragazzi. Siamo alla fine. Boh, adesso non dovremo avere più nessun intoppo, nessun inconveniente. Adesso andiamo proprio via liscio. Via, 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 via. Via, via. Anzi, ci sarebbero degli intoppi che sarebbero gli zombie che sono rimasti al piano di sopra. Però noi gli scorreggiamo addosso e andiamo via. Via, 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 via. Allora, facciamo così, va. Tanto ci avanzavano. Su. Andiamo di qua, chiave del laboratorio, quella che abbiamo preso. Mamma mia ragazzi, ci siamo quasi, eh? Non prendiamo più niente perché non ci serve più niente. Allora, qua mettiamo l'unità. Schiaccio start, saltiamo via un po' di cagature di cazzo. Qua non possiamo saltarlo. Allora prendiamolo al volo, ok, inventario al volo, usa. Boh ragazzi, abbiamo finito il gioco. Allora, adesso guardiamo.
Saltiamo, 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 non ci interessa. Queste sono tutte cose che a noi non interessano. Perfetto. Jill, you Ragazzi, did a due fine job. ore e 10 minuti. 2 ore e 10 minuti. Ragazzi, avete visto che ho perso anche del tempo. Sono stato ferito, sono dovuto tornare indietro e tutto quanto. In 2 ore e 10 minuti, voi una volta che lo fate in 2 ore e 10 minuti, poi premete il tasto e vi dirà e vi sbloccherà la Samurai Edge, che è la pistola a colpi infiniti, il lanciarazzi a colpi infiniti e un costume, logicamente, e l'obiettivo di finirlo in meno di 3 ore. Beh, ragazzi, spero che il video vi sia stato utile, vi sia utile. E ricordatevi un like se il video vi è piaciuto e alla prossima. Ciao belli, ciao ciao.